Sì, no, ma che lo fanno? Ma io sono andato giù sul locale. Non ricordo, c'erano un po' di Peppe, tu spostati. È un po' difficile prenderlo questo. Katia, vieni con me. No, damo che aspetta. Allora, cosa rappresenta questo quadro? Dunque, allora, intanto lo dice nel titolo, Cristo scacci i mercanti dal Tempio di San Leo. Bisogna capire che cos'è San Leo. San Leo è un impianto di rifiuti che da anni fa soffrire le persone che dormono addirittura a casa, che chiudono le persiane d'estate per non sentire la puzza dell'impianto. Adesso ci siamo rivolti a Cristo per cercare di darci una mano d'aiuto. E noi vogliamo che ho rappresentato il Cristo del Quercino che scaccia i mercanti dal Tempio. Quindi la prima parte di sopra vediamo che è l'identica più o meno rappresentazione del Quercino. Poi giù abbiamo tutti i partecipanti del movimento. Abbiamo 5 avvocati presenti, la presidentessa del movimento è Anna Romeo, abbiamo, diciamo, ecco, c'è, come vedete la fabbrica è incendiata, perché recentemente è scoppiata, diciamo, l'impianto, e quindi ho creato quell'arancione, quel tratto violento. Abbiamo il comune anche rivolto verso Sottosopri per questo problema e altri problemi, non sono solo questi. E poi abbiamo anche una diavolessa nell'inferno, vedete che c'è il tridente del diavolo. Inoltre, pochi vedono perché è un po' piccolo, c'è un progettista che scappa con i progetti nel sacco, praticamente che Cristo sta scacciando con la frusta. Diciamo, ebbene, noi preghiamo, io gli domando a Cristo, ma Cristo, ma perché? Io sono quello che gli dico, ma che fai?
Sì, che là sono tutti quelli del comitato. Poi sotto abbiamo tutti i responsabili del comitato, diciamo i dirigenti, e quindi abbiamo qua Francesco Martino che è il vice sceriffo. Poi abbiamo insomma Pedesano, Sandro Siciliano che è un attivista, tutti diciamo, e poi gli altri avvocati, Caruso che recentemente ha cambiato la barba e io ho fatto in tempo a modificarlo, quindi l'avvocato, diciamo, il segretario del movimento, che è l'avvocato Angelo Magrigera Solo, poi il candidato recentemente all'elezione Cotugno, che praticamente sta pregando con le mani concerte, e l'altro candidato è Sgambelluri, l'altro che c'è in fondo lì a sinistra, e niente, Catalano che è il consigliere comunale attualmente, che ci dà molto, come si dice, ci sta dando una mano, e siamo, e c'è Oppedisano che rappresenta un po', diciamo, i movimenti di Sandro, e Sandro Siciliano poi, che è un mio amico da tempo, da anni, che era un nostro presidente di un movimento, e invece Peppe Ieraci, che è quello con le mani congiunte, che prega, che è il rappresentante del movimento Ecologico Pantanizio, il movimento che si è fondato nel 79 e che ancora siamo qui presente, e che ancora noi stiamo purtroppo lottando da tutti quegli anni per bonificare la ditta che ci ha dato questi problemi. Qui vedete nel cartello, che poi il tema centrale, BP, San Leo, terreni SICA, attenzione, nella SICA c'è l'acqua sotto di una industria chimica al di sotto, che è inquinata a 1700% di sostanze cancerogene e tossiche. Poi c'è il depuratore che ogni tanto fa le bizze, il depuratore di Siderio, che non vediamo perché deve stare sul mare. E inoltre c'è stata una via delle querce che hanno tagliato tutte le querce, quindi direi è una, diciamo, è una provocazione. Poi noi praticamente stiamo discutendo anche per Gioia Tauro, in quanto loro non vogliono il termovalorizzatore e noi siamo solidali con loro, pare che il problema comunque, siamo fiduciosi che possiamo ottenere, diciamo, dei risultati. Stiamo aspettando la sentenza del TAR di Reggio Calabria, sembra che si apri qualche porta.